E arriva un altro stop per quanto riguarda il Monza, finisce in parità 1-1 allo stadio Romeo Menti LR Vicenza contro Monza, una partita molto particolare che tanti attendevano da diverso tempo, vista la presenza di Cristian Brocchi sulla panchina avversaria, per l'appunto della Lanerossi Vicenza, una partita e un risultato che però sa tanto di delusione ancora una volta per questo Monza, che non riesce a portare a casa tre punti che sarebbero stati molto ma molto importanti. Pensate che con i tre punti il Monza sarebbe potuto arrivare al blocco delle squadre del secondo posto, e invece si ritrova a galleggiare fra le zone medie della classifica a quota 14 punti. Una partita che si è sviluppata nel corso dei 90 minuti, perché il Monza è partito meglio del Vicenza al fischio d'inizio, tanto che durante il primo tempo è riuscita anche a trovare il gol dell'1-0 grazie alla rete al 34esimo minuto da parte di Luca Mazzitelli, un gol molto fortuito, fortunoso, chiamatelo come volete, da un pallone a campanile praticamente regalato dagli avversari. Mazzitelli non ha dovuto fare altro che con la testa mettere, appoggiare la palla in rete. Una partita che da quel momento in poi è andata costantemente in calando. Il gol del pareggio è arrivato solo e soltanto al 73esimo minuto con la rete di Hierardi. Si tratta anche questo di un gol arrivato da colpo di testa, ma direttamente da calcio d'angolo. Da rivedere, a mio avviso, la difesa di Caldirola su questo calcio d'angolo, che con la sua esperienza poteva certamente limitare il colpo di testa vincente di Hierardi, ma tant'è, 1-1, e da quel momento in poi il Vicenza è costantemente andato a crescere, andando anche più vicino rispetto al Monza al raddoppio, quindi al gol che avrebbe significato la vittoria. E nel complesso possiamo dire che il Vicenza ha giocato meglio del Monza. Questa è sicuramente una grandissima delusione, lo ripeto, un'altra grandissima delusione per tutti noi tifosi e appassionati del Monza. Oggi, infatti, i ragazzi di Giovanni Stroppa andavano su un campo di una squadra totalmente allo sbando e totalmente in difficoltà, e nei primi 20-30 minuti questo si è visto chiaramente. Una squadra che attualmente si trova al 19esimo posto a quota 4 punti, una squadra allenata da Cristian Brocchi, l'ex allenatore del Monza, contro il quale gli stessi tifosi biancorossi del Monza avevano voglia di rivalsa rispetto a un allenatore che è stato costantemente contestato durante lo scorso anno. Tra l'altro, da segnalare anche la presenza di Davide Diò, un altro grandissimo flop della scorsa stagione, che ha avuto un solo guizzo durante questa partita. È evidente che loro hanno avuto molti problemi in attacco, in fase offensiva, ma altrettanti noi. Lo sappiamo benissimo, lo ripetiamo dalla fine di questo calciomercato, che al Monza manca una punta. Sinceramente non mi aspettavo che il problema diventasse così grande, perché comunque contavo su una presenza fissa di Christian Gietke, che può piacere o non piacere, ma il suo lavoro lo fa. Mi aspettavo comunque molto di più da lui. Non mi aspettavo un Favilli costantemente fuori dagli allenamenti per appunto i diversi infortuni che ha avuto. E poi Giovanni Stroppa si ritrova a dover giocare in attacco con D'Alessandro e col giovanissimo Vignato, al quale vanno comunque fatti i complimenti nonostante la partita non brillantissima sotto il mio punto di vista. E sicuramente un altro aspetto su cui ragionare è sicuramente quello della preparazione fisica, nonché degli infortuni, perché a questo punto stanno cominciando a diventare davvero ma davvero tanti, escludendo Pirola, che è stato sfortunato nella scorsa giornata. Ricordiamo la pesantissima assenza ormai da due partite di Dani Mota Carvaglio, senza dimenticare lo stop di Scozzarella ormai risalente a 2-3 settimane fa, e gli ultimi di Valotti e Mazzitelli. È evidente che c'è qualche problema anche
sotto questo punto di vista, che si distacca completamente però dal problema centravanti sul quale la società dovrà andare assolutamente ad intervenire nel calciomercato di riparazione. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi invito e vi ricordo di farmi sapere con un commento che cosa ne pensate voi di questa partita infrasettimanale. Io come sempre vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale se siete veri monzesi. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video e sempre forza Monza!